Ragazzi, benvenuti in casa di Raffi, come sempre alla grande. Beh, ragazzi, oggi andremo a fare veloce veloce. Siccome ho fatto la ricotta, mi è rimasta un rotolo di pasta sfoglia, perché non fare una crostata buffa con crema di ricotta? Allora, per prima cosa ci vuole un rotolo di pasta sfoglia, poi ci vuole una coppetta tonda da mettere al centro. Una volta inserita al centro ci vuole un tagliabiscotti. Andremo a fare dei rombi su tutta la superficie della nostra sfoglia. Allora, una volta che abbiamo fatto dei taglietti, sono andata a separare l'uno dall'altro i nostri pezzetti. Guardate. Adesso che sto facendo? Sto prendendo il pezzetto, lo sto inserendo avanti e lo sto piegando e lo schiacciamo leggermente. Facciamo tutti i nostri pezzettini che siamo andati a tagliare, a piegarli e a schiacciarli verso dentro. Quindi schiacciamo, chiudiamo e schiacciamo. Una volta che abbiamo finito di fare tutti questi piccoli disegnini, guardate, dei fiocchetti, chiamiamoli così, guardate come è venuta, passiamo alla nostra crema di ricotta. Allora, come vedete, qui dentro ho inserito 300 g di ricotta mista, pecora e mucca, 60 g di zucchero a velo, un tuorlo d'uovo, più 5 grammi di San Marzano. Se non vi piace il San Marzano, potete aggiungere o un liquore a piacere oppure della cannella. Andiamo a schiacciare il tutto e formiamo la nostra crema. Allora, una volta che abbiamo formato la nostra crema, non ci rimane che versarla nella nostra crostata che ho inserito in una teglia di 26 cm. Adesso con una forchetta andiamo a punzecchiare il nostro impasto, solamente il dentro e non le nostre formine. E adesso andiamo a inserire la nostra crema. Una volta che abbiamo inserito la nostra crema di ricotta al centro, andiamo a spennellarlo con un po' di latte. Spennelliamo tutti i bordi e poi siamo pronti a infornare. Adesso siamo pronti a infornare forno statico a 180 gradi per 25 minuti. Ebbene, ragazzi, abbiamo sfornato la nostra crostata buffa con crema alla ricotta. Guardate che quanto è carina, faccio vedere i bordini. Veloce, veloce, l'abbiamo fatta. In un niente abbiamo ottenuto una crostata buffa, ma buonissima, da leccarsi i baffi. Spero tanto che anche quest'altra ricetta vi sia piaciuta. Che dirvi, mi raccomando, iscrivetevi alla grande, mi raccomando, spolliciamo alla grande e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!